Riccardo, Social Top Ten. Ecco. Ecco qua, allora al numero 10, cominciamo da qua, cominciamo da una proposta dalle tante così che girano in ogni Lega dopo Sanremo, il progetto di legge in radio una canzone italiana ogni tre. È stata sta proposta e a margine non si sa della vittoria forse di Mahmood, tipo passare Rita Pavone dopo Iver Jam, ricorderete, contrasto politico e non più solo artistico. Va benissimo, io come canzone italiana avrei scelto Vaffanculo di Marco Masini, figurate per me. A seguire Salvini, in radio una canzone italiana ogni tre, Toninelli esatto, 50%, perfetto. Proposta di legge leghista, ogni tre canzoni alla radio una deve essere italiana, per i libri fate come vi pare, tanto non controllano, non vi preoccupate. Nuova proposta, scrive Dio del governo per la scuola, i professori dovranno esorcizzare un demone italiano ogni tre stranieri, diciamo questa, prende le mosse da quanto abbiamo raccontato una settimana fa, andiamo avanti, una canzone ogni tre dovrà essere italiana e quella canzone sarà Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao, troppo impeto, andiamo avanti, riforma della Champions League, una su tre dovrà vincere la Juve, vabbè già che ci siamo. Allora, la Lega vorrebbe una canzone italiana ogni tre, ma in radio lo è già quasi una su due. In realtà questa andrebbe a diluire la presenza delle canzoni italiane, perché le radio italiane già suonano canzoni italiane, ma noi qui abbiamo comunque cercato di contribuire a questa nuova campagna di sensibilizzazione della Lega. Abbiamo mandato Mirko e Leonardo e niente, a far sapere questa novità. Buongiorno Mirko. Buongiorno Leonardo. Allora come va? Alla stragrandissima. Oggi? E oggi musica. Parliamo di musica, di radio. Perché non so se hai sentito l'ultima proposta della Lega. Un brano italiano ogni tre stranieri. Ecco. E quindi andiamo a avvisare tutti, i cittadini, soprattutto gli automobilisti, che sicuramente ascolteranno tantissima musica in macchina. Prima la musica italiana. No, è una cosa importante! Tiri giù! La 7 TV! È una cosa importante! Te lo diciamo per lei! Ma è andata a quel paese? Sta ascoltando della musica? Sì. Italiana o straniera? Mi sembrava straniera. Straniera, perfetto. Qui abbiamo Memo Remigi. Ora mi mette una italiana. No, siccome l'ho preso questo compact, sono, diciamo, cresciuto con Memo Remigi. Si vede. Perché abbiamo 80 anni tutti e due. Infatti. Si vede dalla parlantina che è un fan di Memo Remigi. Lo metta però, lo metta e lo porti con lei. Allora, se avessi ascoltato Calimba de Luna, Self Control e Vamos alla Playa, la canzone successiva sarà italiana o straniera? Italiana. No! È straniera, perché sono tre italiane! Raff, Esposito! E lei me la mette italiana? Straniera me la deve mettere! Buonasera, la 7 TV. Salve. Lei è elettrauto? Sì, sì. Perfetto. Ne capisce di stereo e di radio? Sì. Ma noi volevamo sapere se era possibile trovare un modo, un filtro, per far sì che un normale cittadino ascolti tre brani stranieri e uno italiano. Sulla radio? Sì. No, a me non mi risulta. Nel 2019 non sappiamo ancora mettere un filtro alla radio? No, a me non mi risulta che ci sia un modo. Ma lei l'ha fatto un corso d'aggiornamento? Buongiorno signore, mi attacchi e mi metta della musica italiana e poi della musica straniera. Rischia la galera. Tre brani stranieri e uno italiano. Però lei capisce? Io capisco, ma pure tu devi capire però. Uomo avvisato, mezzo salvato. Buongiorno signore, può passare un secondo? Sta ascoltando della musica? Sì, vuoi sentire? Sì. È straniera? Quella di prima pure immagino. Sì, anche. Ecco, allora mi deve stare attento, perché se la proposta della Lega mi diventa legge, lei mi potrebbe diventare bandito. Ok. Metta un CD di Memo Remigi. No, no, ma chi è Memo Remigi? Lo sentiva mia nonna. La sesta traccia, mi raccomando, Ma voglio diventare, no, rischia, perché è bello essere uomini liberi. Buongiorno signora, alla 7 TV, state ascoltando musica? No. L'avete sentita l'ultima proposta della Lega? Ogni tre brani stranieri, uno italiano. Ma io ero più italiani, perché mi piace. Ma infatti, se lei avesse ascoltato in sequenza Bella Luna, Muoio per te, Ragazzo solo o ragazza sola, quella dopo deve essere italiano o straniera? No! E queste sono tre straniere! Non si faccia ingannare dal titolo, non si scherza più adesso! Può diventare fuori legge! Bandita, un attimo! Sto cercando di aiutarla, se non le sa le cose! E quindi Mirko? E quindi Leonardo, cittadino avvisato, mezzo salvato! E ne abbiamo avvisati tanti! Perché se sta proposta mi diventa legge, non ci so più scuse! Va bene Leonardo? Va bene! Lex, dura lex, sed lex! Dai! Ho detto pure il latino, ecco. Pace interiore! Dai Mirko! Dai! Un applauso a Mirko e a Leonardo per la loro campagna di sensibilizzazione. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 9.
E niente, grande successo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Petizione per cambiare la frase di Facebook da a cosa stai pensando a come va, come va, come va, che diciamo tormentone del pezzo che ha vinto Sanremo. Dombi Italiano apre messa con soldi di Mahmood. Ancora, il mio ci chiude pure con soldi, ma quelli che gli devi da. Il mio parroco. Ancora, anziché studiare la mia mente continua a buttarmi così alla cazzo il ritornello di soldi di Mahmood e niente, nel 700 fu il periodo dell'illumi, volevi solo soldi, soldi e niente, la gente che studia, ma il cervello se ne va da un'altra parte. Andiamo avanti. Ho una voglia infinita di viaggiare e andare ai concerti, ma non ho soldi, soldi. E ancora, andiamo avanti. L'unica canzone italiana nella Global Top 50 di Spotify è Soldi di Mahmood, eccolo qua, numero 41, e quindi alla fine la giuria di qualità un po' ci ha preso, come era facile prevedere, sono iniziate le agghiaccianti parodie di Soldi, ci stanno tante parodie di questa canzone, agghiaccianti o meno, noi vi proponiamo questa che agghiacciante non è, ma è particolarmente decisamente notevole, Casa Surace, le canzoni di Sanremo cantate da nonna. In questa cucina fa un po' caldo, non la stai tranquilla, sto arrivando. Se fa freddo, se vieni in ritardo, dimmi che ti piace e te lo faccio. Niente champagne, vino di campagna, alla TV guardo la puntata. Se vieni da me, non chiedo come va. Ti dico siedi qua, siedi qua, siedi qua. Sai già come andrà, come andrà, come andrà. Frigo più veloce per capire se domani a pranzo ci sarai. Non ho tempo per bollire, perché intanto si sono fatte già le sei. È difficile fare il conno dei miei ruote nel forno. Mangia almeno un contorno. Su, dimmi che ti pigli questi soldi, soldi. Anche se non ti ho portati, compri, compri. Basta che qualcosa te la mangi, mangi. A nonna stai sciupà, stai sciupà, stai sciupà. A casa tu gelà, tu gelà, tu gelato. Un applauso, Casa Durace. E alla nonna, protagonista di questa reinterpretazione. Andiamo avanti, numero 8. Carabinieri comunicano la propria attività, comunicano se stessi, lo fanno con un video particolare che ora vi proponiamo. Occhio. È vero, anch'io ho fatto la stessa domanda. Anch'io ho fatto la stessa domanda, è una parodia, è vero. Meraviglia. Senza cintura di sicurezza, ragazzi, se vi vede la polizia fa la multa, occhio. In campana. Se andiamo avanti così arriveremo ai video dei Caramba con la Darpolo Gang. Nel prossimo video i carabinieri trappano. È un'evoluzione. C'è stava la sigla dei supercar pure. Andiamo avanti, musica sbagliata, avrei preferito qualcosa di italiano. Ora, la musica, va detto, funzionava, no? Era particolarmente aggressiva, però questo periodo, prima gli italiani, mettete le canzoni italiane, abbiamo pensato che qualcosa di meglio, in effetti, si sarebbe potuto fare, ci abbiamo provato. Gato matto sta dentro, ma
perfetta, un testo scritto su misura, direi. Oh, poi ci sono delle pagine su Facebook particolarmente interessanti e creative, questa è una, forze dell'ordine che indicano la telecamera e il luogo del misfatto. Perché uno non ci fa caso, ma se ti fissi sui dettagli e sui particolari, questa pagina ha senso. Andiamo avanti, vediamo alcuni esempi, eccolo qua, forze dell'ordine che indicano qua la defuntiva, vediamo, andiamo avanti, la benemerit. Eccoli qua, anche qua vedete, indicano la verdura, la pericolosa banda del ravanello è stata finalmente sgomitata. Quando metti sullo stesso piano rape e rapine, diciamo. E ancora, ecco qua, droga, di là, vedete, indicato. Andiamo avanti, ecco qua, questa è dal dentista, questa pure è notevole. Andiamo avanti, carie e binieri, vabbè, questa è una scemenza, però ok, questa è la Satana, vedete, qua, ecco qua, questa è chiara, questa non c'è bisogno dei commenti. E qua, ecco, vedete, lui che indica lo specchietto, il vetri, e andiamo avanti. Guarda, maresciallo, si è rotto tutto. Ecco, va bene, questa è una grande pagina e questa è quella definitiva, l'acqua non fermerà i nostri indici. Ok, andiamo avanti. Numero 7. M. Schilla, rapper giovine, scrive: voglio un amico astronauta. Mi piace troppo l'astronomia e non ne conosco neanche uno. Astro Samantha, vuoi essere mia amica? Scrive M. Schilla. Arriva Astro Samantha. Sì, Samantha Cristopretti dice: visto l'interesse per l'astronomia, non cerchi piuttosto un'amica astronoma? M. Schilla non si offende, anzi ne ride, dice: ma mi frenzoni così? Naggia te. Ora io qua vorrei un giovane che spiegasse frenzoni. Ti mette nella frenzone, no? Ti tiene un po'. Ho detto un giovane, Marco. Ho buttato all'acqua. Ok, andiamo avanti. Qualcuno risponde, cioè, ringrazia che non ti ha chiamato astrologa. Prova con Paolo Fox, va, vediamo che succede. E Samantha Cristofoletti dice: sorpresa e turbata dalla conversazione generata da questo tweet, ho fatto presente, mi pare in maniera neutra, una comune ingenuità senza intenzione di blastare, bacchettare, insultare e ancor meno incoraggiare altri a insultare. Mi scuso con M. Schilla, e la cosa va avanti, che peraltro mi sembra abbia correttamente colto lo spirito rispondendo con una battuta, insegnandomi una parola che non conoscevo. Un po' più di mitezza e benevolenza anche, forse soprattutto sui social, ci farebbe stare tutti meglio. Una grande amicizia nasce fra Samantha Cristoforetti ed M. Schilla, ma c'è un altro incontro di protagonisti dei social che è avvenuto, o perlomeno ne abbiamo una testimonianza così tramandata. Quello che sta correndo su questo Tapirulan è Fedez. Io e il Pa siamo in palestra e di fianco a noi c'è Obama che se la corre. Saluto Pierre. Niente, pubblica questa cosa così, dice: ma è uscito pazzo Fedez. Niente, dopo un po' pubblica un'altra storia. Eccolo qua. Allora, la storia più o meno è questa. Stamattina mi sveglio, alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul Tapirulan, inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto da italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stata quella di tirar fuori il telefono e fargli foto, però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, che mi guardasse e mi dicesse: hey man, good morning. E l'ho guardato e ho detto: sorry, can I take a picture with you? Lui mi guarda con questo sorriso da presidente americano che ti infonde fiducia e mi ha detto no. Un grande applauso a Barack Obama! Ok. Mi piace molto che l'italianità interpretata da Fedez è foto, cioè un imbecille, perché ho trattenuto la mia italianità. Comunque, Fedez, ho chiesto un selfie ad Obama che era in palestra con me e lui mi ha detto no. Questa è la notizia, commento, andiamo avanti. Ha fatto bene, scrive Fiorella Mannoia, così. E tutti l'hanno preso per un attacco diretto a Fedez. Grande Fiorella, modelli come Fedez e Ferragni vanno oscurati, questa società è già molto sofferente. Lei in qualche modo corregge il tiro, dice: non era contro Fedez, ho espresso un'opinione verso un politico che si comporta come tale. Ormai sembrano delle star dello spettacolo, qualcuno che dice no in tempi come questi mi fa simpatia, tutto qui. Chiarisce la Mannoia. Magari si vergognava all'idea di finire sul tuo Insta, zio, gli dice qualcuno, sarà Barbieri in questo caso a Fedez. Ancora,
Vedi che alla fine anche Obama c'ha una sticella che oltre quella è troppo pure per lui, no? C'è un senso del limite. Immagino la scena, Fedez, signor presidente, facciamo un selfie, Obama, oh cazzo, quella razzo parla! Ah, meglio. Fedez trova Obama in palestra, io l'altro giorno invece mi sono alternato ai cavi con Vincenzo, figlio Gadiel. Sometimes you win, sometimes you learn, Federico, ok? Ed ecco qua invece Fedez, gli invidiosi diranno Photoshop, alle spalle un bel photobombing di Abramo Lincoln, vecchio burlone, e vabbè, niente, questo è ciò che ha messo, ma anche noi abbiamo così qualcuno che... Questa è una vera foto di Pier Francesco Cetrinetti con Barack Obama. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 6, riparliamo di PD, l'abbiamo fatto con Enrico Letta, questo è l'account di Matteo Richetti, 2 dicembre 2018. Ho girato l'Italia predicando Arambè, significa oissa, ovvero spingere insieme il bus quando si impantana, come è successo al PD. Significa unire le forze, remare insieme e noi abbiamo deciso di unirle, fare squadra. Oggi siamo partiti da Bologna. Qualcuno fa notare che, andiamo avanti, remare quando si è su un bus impantanato serve a poco, perché tu stai sul lato, forse sei remi. È complicato mandarlo avanti, ma la cosa continua. 1 gennaio 2019, buon anno da tutti noi. Ecco qua Martina, fianco a fianco con chi? Con Richetti. Rompiamo gli schemi, torniamo uniti soprattutto. Ecco qua, siamo somma, non divisione. Quindi il concetto dell'unità reiterato grazie a tutte e tutti coloro che hanno camminato fianco a fianco con noi, soprattutto a chi? A Richetti, a Matteo Richetti. Andiamo avanti, 3 febbraio, qua stavamo, 20 febbraio, ci siamo, è qua, questi giorni qua, quando si deve eliminare una parete perché la sala non è sufficiente a contenere tutti i partecipanti, significa che qualcosa sta cambiando, scriveva Richetti. Che passione, entusiasmo, stanno tornando in circolo, dimostrazione concreta che fare politica diversamente è possibile, quindi ci siamo, giorni nostri. Eccoci qua, poi che succede? La crisi della sinistra è talmente grave che sulle chat dei PD sta girando come fosse una foto della Leotta una nota vocale di 5 minuti di Richetti che si lamenta delle liste dell'assemblea del PD. Altro che Tommaso Paradiso. Perché? Andiamo a vedere. Assemblea PD, Richetti scarica Martina, siamo stati umiliati, può andare a cagare domattina. Così, all'improvviso. Abbiamo il documento? Abbiamo il documento in questione, o perlomeno una parte del documento in questione. La questione sostegno a Martina va avanti in questi termini. Per me la mozione è finita. Io ho cancellato le iniziative laddove c'è stata questa mortificazione. Io non ci vado in Toscana a dire votate Martina, anzi vi invito a fare i cazzi di vostri. Allora, è evidente che a me Martina può andare a cagare domani mattina, si è dimostrato che ha voluto preferire i Lotti, i De Luca e compagnia, non vedrà una parola di sostegno da parte mia su questo. È andata così, ok? Fianco a fianco. Fianco a fianco. Fianco a fianco la manda a cagare. Andiamo avanti, andiamo avanti. PD Richetti, Martina può andare a cagare, finalmente un po' di coesione, nel senso che ci può andare, può. Ok, ancora. E questa qua, diciamo, post muto, forse nuovo endorsement, non si sa, Giachetti e cosa qua, come si chiama? E Richetti, Giachetti, mi sono picciato. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 5. Numero 5, c'è Burioni che c'ha il raffreddore. Così, la notizia che lui ha condiviso, ho un raffreddore terribile che non mi accorda che poche ore, i virus non hanno più rispetto per i virologi, scrive Roberto Burioni. Questo dice lei, risponde qualcuno citando onorevoli. A seguire è il raffreddore del cambiamento, ancora, io sono appena guarito. Mi perdoni la domanda stupida, ma c'è una spiegazione per il fatto che soffriamo come delle bestie per una cosa così da niente come un raffreddore? E lui, che è malato, risponde. Sì, i virus RNA come i rinovirus che causano il raffreddore sono dei potenti induttori della produzione di interferone, sostanza che ostacola la replicazione del virus ma causa spossatezza e pure una lieve depressione. Ha provato con l'omeopatia? Guardi che è efficacissima, fra un paio di mesi torna come nuovo. A Burioni. Questo perché da bambino non l'hanno portato a visitare tutti i bimbi con raffreddore, perché sennò non se lo prendeva. Questa è una faida, dottore. Con tutte le famigliole dei virus che ha sterminato doveva aspettarselo. Mo ci ripiamo tutto quello che conosco.
E andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Numero 4. Numero 4, oggi è la giornata mondiale del gatto, è stata il 17 febbraio, auguri a tutti i nostri amici pelosetti, qui Giorgia Meloni con la sua amica, il suo amico, c'è anche una certa somiglianza, si dice, no, che gli animali somigliano ai padroni, no, lo dice un bellissimo gatto, stai diventando peggio dei Salvini, qua qualcuno commenta, il quale Salvini appunto non perde comunque l'occasione per twittare oggi in Italia è stata la giornata mondiale del gatto, buonanotte a voi, a tutti i vostri bimbi felini, un po' di tenerezza non guasta mai, e qua c'è un video di quelli coi gatti che fanno fusa eccetera eccetera, c'è anche il gatto che bacia, festa del gatto, il post di Salvini, quello giusto per la giornata mondiale del gatto. La Boldrini scrive: buona domenica a voi, nella giornata mondiale del gatto io e mia figlia non possiamo non dedicare un pensiero a un amico speciale che recentemente ci ha lasciato e ti vorremmo sempre tanto bene, Gigi Billo, un applauso al gatto, al fu gatto della Boldrini, Gigi Billo, ma per un gatto che ha lasciato la padrona, cioè un padrone che ha lasciato la gatta, in questo caso era il suo grande amore, viziata e bellissima, diceva: se esistesse il matrimonio tra uomini e animali io sposerei la mia Chupette. Chi? Karl Lagerfeld. L'eredità di Karl Lagerfeld va alla sua gatta Chupette. Capito, Francesca? La sapevi questa cosa? Sì. Andiamo a conoscere Chupette. Karl ha fatto per il suo gatto Chupette tutto ciò che non ha mai fatto per un umano, e ha permesso a Chupette tutto ciò che non ha mai permesso a nessuno. Chupette non mangia mai per terra, ma solo sul tavolo e su ciotole, rigorosamente Maison Goyard. Ha due cameriere che si occupano solo di lei 24 ore su 24 e che ogni giorno annotano tutto quello che fa. Detesta il profumo Chanel numero 5, ma adorava giocare insieme a Karl con l'iPad. Ha rifiutato una copertina per forza perché Karl, gelosissimo, non ha permesso a nessuno di ritrarla per uno shooting. Solo lui, famoso fotografo, poteva farla posare. In compenso è stata la protagonista della linea di moda di Lagerfeld, che l'ha brandizzata ovunque, dalle borse agli occhiali, dalle scarpe ai portachiavi. Ha capito chi era? Chi è? Chupette? Ma andiamo a vedere Chupette sui social. Ecco qua, questo è l'account di Chupette. Chupette che guarda il mondo da un oblò. E sta lì, qua è Chupette che gioca con l'iPad, appunto è anche nota la sua attività in tal senso. E questa è Chupette che ci dice che niente, che è morto il padrone, che è morto Karl Lagerfeld e ricorda il padrone. Eccolo qua, mio papà, mio padre, Karl Lagerfeld, eccetera, eccetera. Speriamo che viva sempre nella memoria di tutti quanti, nel ricordo. E c'è chi fa le condoglianze, ci sono gatte che fanno le condoglianze alla gatta. E si dice, "Purs for you, beautiful Chupette, I'm sorry, mi dispiace per la tua perdita." Sono gatti che si parlano sui social. Bene, non fate così, sono dei fenomeni che bisogna comunque conoscere finché poi lei si mette a lutto ufficialmente. C'è qualcuno disperato dal pubblico, è inutile che fate così. Ecco qua, grazie a tutti, Chupette ringrazia, così combinata, per le dimostrazioni d'affetto di tutte le sue amiche gatte, amici gatti, cani, non so adesso cosa, quanti le abbiano scritte. Ecco qua, vedete, questi sono tutti quanti i commenti all'account di Chupette, cuori, gente che piange, gente che prega, bacetti, ce ne stanno tantissimi, centinaia e centinaia. E ora chi glielo dice al mio gatto che a me non daranno neanche la pensione? Scrive Alessandra, vedete, c'è lei che dice: hai saputo di Chupette? Dice la gatta. Chi si occuperà del gatto di Lagerfeld riceverà la sua eredità. Io onestamente mi metto a disposizione e ce faccio pure un video, amici. Ultima ora, ha trovato il gatto che ha mangiato la lingua ad Alessandro Di Battista, che è un po' che non dichiara. Il gatto si chiama Di Miao. Andiamo avanti, questa è una cattiveria, vabbè, diciamo. E ancora. Però adesso il gatto non la smette più di dirmi in chiave, vabbè, questo comunque. Andiamo avanti. Vi ricordiamo che la votazione sul caso 18 è attiva fino alle 21.30 di oggi. Per votare accedi a Rousseau, questo è l'account del Movimento 5 Stelle. E se la votazione non salva Salvini si voterà fino alle 24. Qualcuno commenta ancora a seguire, poi c'è la giuria d'onore, quella dei giornalisti, come a Sanremo. Era più affidabile la folla di Barabba, almeno non cresciava, rimaneva, diciamo, era affidabile. Avete provato a spegnere e riaccendere, perché funziona sempre in certi casi. Quelli che gestiscono Rousseau me li voglio immaginare così, a reggere l'antenna. Rousseau va in tilt, Luca Bizzarri, Facebook va in tilt, WhatsApp va in tilt, Pornhub non è mai crollato, così per farvi riflettere sulle priorità.
Evoluzione 5 Stelle, legalità, legalità, legalit, legali, lega, diciamo, si finisce così. E poi questo è un video fornito da Republic, andiamo a vederlo a commento di questa vicenda. E tant'è, andiamo avanti. Avessero potuto, gli avrebbero abbonato pure i 49 milioni, già che ci stavano comunque in questa votazione. Questo è Giuseppe Civati. Grillo torna indietro nel tempo di 10 anni e fonda direttamente noi con Salvini, così almeno facciamo finita. Questo è un video di Spinoza che ci illustra le modalità vere di votazione per, sulla piattaforma russa in questo caso. Sono questi. Ecco qua. E niente, e forse è andata così. Andiamo avanti. Numero 2. Oh, qua niente, il grande caso di Vandanara e Icardi all'Inter, la squadra toglie la fascia di capitano all'argentino che rifiuta di partire con i compagni, la colpa buona parte della moglie procuratrice di Icardi, appunto Vandanara, la storia ormai è vecchia di una settimana ma continua. Vandanara è il Matteo Renzi dell'Inter, qualcuno ci vede così delle affinità? Mauro, stai sereno, appunto. Icardi che blocca i commenti ai suoi post su Instagram, qualcuno si accorge di questa cosa perché in tanti vanno sull'account Instagram di Icardi per insultarlo per lo più, e però lui ha bloccato i commenti, e però quindi che cosa si fa? Si va sull'account Instagram del cane di Icardi, Tano Icardi, questo è, lui è uno dei cani di Icardi. Fatela finita, è normale, va bene, è normale, è normale. Amico, non so se infatti sono follower, non so chi sia follower, se è Schupet o Tano, comunque sia. Diego? Sì? Anche il mio cane ha un account Instagram. Il tuo Instagram. Cane anche ha un account, sì. Un applauso al cane. Seguite tutti il cane di Costanze Doccia. Che si chiama? Greta. No, si chiama, io sono la pimpa in, diciamo, sono... su qui. Io sono la pimpa. Io sono la bimba. La pimpa. Su Twitter e su Instagram. Ok, io sono la pimpa. La pimpa. Non capivo. La pimpa. Okay. Ciao Tano, tutto a posto? T'hanno tolto anche a te il pedigree di capitano? Qualcuno scrive a Tano. Sei una merda di uomo. Ma è un cane. Una grande conversazione. Per insultare Icardi si insulta il cane. Qualcuno fa notare questa cosa. E lui è Junior Icardi. C'è tutta una serie di... È un altro cane. Non vincerai mai niente, sei la rovina dell'Inter, Junior Icardi. Il cagnolino è proprio carino, ma la sua padrona Wanda è una strega. Ha ragione tua sorella, svegliati, grande dibattito sotto a sti cani. Brava sorella. Nessuno mi toglie dalla testa che se Wanda fosse stata un uomo, niente di tutto questo sarebbe successo. E qui parte tutto un altro filone in questa storia. Perché? Perché arriva Collovati o Costa Curta, anche in un altro dibattito televisivo, in questo caso Collovati da censura, se una donna parla di tattica mi si rivolta lo stomaco. La cosa ovviamente è stata commentata e notata, quindi se Collovati sapesse che so cos'è un terzino ma non so azionare una lavatrice, gli verrebbe un infarto, perché... Se quelle sono le categorie, mi scuso. Se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a quelli che il calcio, scrive Collovati, pure in un clima goliardico, abbiano urtato la sensibilità delle donne. Me ne dispiaccio, ma non era mia intenzione offendere nessuno. Chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. Commenta Giorgio Capposi, cioè la punteggiatura non è una questione da maschi comunque.
scrive, scrivono altri, a me non frega proprio un cazzo del calcio né di nessun altro sport, zero assoluto, ma giuro se sento un altro uomo dire che non sono adatta a capirlo in quanto donna mi faccio l'abbonamento allo stadio e pure a Sky Sport, tutto insieme così, a spregio. E c'è chi dice vi riempiamo gli stadi di striscioni, glitter e palloncini e giuro li faccio rosa, anche se io odio il rosa, dovete schiattare, vi voglio vedere rifuggere verso la danza classica. Così, va bene? Mi sento discriminato, io di calcio non capisco nulla e non mi interessa come uomo, devo farmi delle domande. Poi ci sta chi si esprime, in questo caso Gennaro Gattuso, parla della crescita del Milan, volete sapere come gestisce la formazione? È così, la formazione la fa mia moglie, tre volte a settimana parlo con Carolina Morace, ci sono tante donne che capiscono di calcio e con lei ho confronti sempre molto interessanti. Gattuso! E arriva Regina Baresi, calciatrice, figlia del campione dell'Inter, il mio volta a stomaco dura da ieri, se volete vi spiego il fuorigioco, la VAR, il 4-3-3, la difesa a zona e quanto un uomo può essere ancora limitato nel 2019. Ah ragazze, andate a giocarvi i mondiali, ma non parlate di tattica, non parlate di tattica, nazionale di calcio italiana, qualificate mondiali, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E al numero uno, Casa Pound non si sgombera, sono neri, mica negri. Anche questa è un'altra storia.